Ciao divette, ciao divetti. Lo so che vedete dietro la videocamera, però non sapevo come metterla. Oggi proprio, questa qua è nuova. La metto così, tanto mi vedo allo specchio. È la Canon 6, e non la Canon 650, di quella è la Reflex. Questa è la Legria G25, cioè la mia nuova videocamera, che ho pagato la bellezza di 1000 euro. Però è veramente una figata. Perché sto mettendo il Dermablend di Vichy in versione correttore, cioè in versione stick perché fa caldo. Poi tanto lui fa sia fondotinta che correttore. Comunque questa videocamera si... Allora, in pratica io faccio così. Ma no, ma che cavolo ho fatto? Oddio santissimo. Qua posso disegnare sul video, rendetevi conto. No, io volevo fare questo. Tipo così. Vedete? Posso farmi le stelline. Però devo cliccare. Cioè, le stelline le fa solo se tocco. Quindi deve esserci. Qui, cameraman misterioso. Ecco, vedi? Questo pezzo per il cameraman. Ecco, prossimi video che facciamo, tu devi stare tutto il tempo a far così. E poi ci sono tanti effetti, ci sono questi, le stelline, poi le bolle. Sì, che succede? Che è? Aiuto! Questo? Oh, che figata! Avete visto che figata? Cioè, è troppo figa, vabbè, ok, 1000 euro spesi bene, ragazzi, perché... Qui fa le... Che figo! Cioè, però serve il cameraman. Serve il cameraman, ragazzi, per fare queste cose. Vabbè, comunque avete capito che figata che è sta videocamera. Scherzi a parte, ora mi trucco che devo andare in banca. Ma io tutte le volte che faccio il video mi trucco con voi, devo andare in banca praticamente. Vabbè, no, ma stavolta non farò mai, mai in tempo, mai, 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 mai. Volevo far vedere sta crema. Non so se notate che il mio viso è molto ben compatto, perché ho messo questa crema veramente fighissima che non si trova in commercio. È solo un campioncino questo. Tra l'altro, se volete leggere l'inci, ve lo metto. Non so se lo leggete. Di sicuro non è un inci naturale. Però praticamente questa è una di quelle creme che non si trovano, perché io tutte le settimane vado a fare dei trattamenti a Sanremo, trattamenti corpo. Sì, ma chiudiamo sto coso. Ecco, adesso sto andando. Vi parlerò prima o poi, un giorno, dei trattamenti che faccio, perché possono interessare anche a voi. Adesso sto facendo la cavitazione per la cellulite e vi devo fare il video della cavitazione, assolutamente. E niente, praticamente queste creme sono creme che fanno soltanto per le spa, i centri così, no?
E quindi si trovano soltanto lì. Questa crema si chiama Oriental Secrets, appunto, ed è una crema che io non ho mai provato in vita mia una crema che ti rende la pelle così compatta, così soda. È una cosa veramente assurda, infatti penso che mi farò ordinare, cioè che mi ordinerò la confezione, ecco, perché il campioncino veramente mi ha sconvolta, è veramente qualcosa di eccezionale questa crema. Poi vabbè, lì ci sarà quel che sarà, però matita verde, però veramente spettacolo. E magari su di me che sono giovane non noti tanto la differenza, però magari su una donna di matura la prende proprio la pelle elasticissima, e anche sotto il trucco è una figata. Vabbè, comunque oggi mi trucco quasi zero perché appunto vado in banca. Poi andrò a fare un po' di shopping, volevo passare da Telly, non so se ci riesco. Oggi sono di pessimo umore perché il tempo fa schifo e io oggi dovevo fare delle foto. Devo fare delle foto con una fotografa che tra l'altro è veramente bravissima. Però mi ha rimandato a causa di questo tempo così. Perché a parte il temporale, che quello dà fastidio relativamente, però la luce fa proprio schifo, proprio schifo, e quindi ho rimandato. E quindi potete immaginare il mio umore, cioè già io odio il cattivo tempo, figuriamoci quando devo rimandare le cose per il cattivo tempo. Io veramente, cioè, mi girano proprio tanto le palle. E speriamo di riuscire domani. Una cosa importante, vabbè, che ho aperto due pagine nuove e sotto nell'info box trovate tutti i link che adesso da d'ora in poi saranno sotto tutti i video, ovvero sotto trovate il link alla mia pagina Facebook ufficiale della Diva del Tubo, dove posto un po' di tutto. Poi ho creato una pagina solo per le foto da modella e si chiama Alicia Diva. Quindi la potete trovare sotto insieme al resto, e praticamente questa pagina adesso è praticamente vuota, però sto man mano aggiungendo foto, mettendo i miei set fotografici vecchi, più o meno professionali, nel senso metto quelli professionali, però ho anche messo qualche autoscatto carino così, però vabbè. E ho deciso di fare una pagina per distaccare le foto, i servizi fotografici dal resto, ecco, una pagina a parte, quindi potete andare lì e cliccare mi piace se volete vedere le mie foto serie, tra virgolette, più o meno serie, perché ci sono anche foto poco serie, nel senso, anche abbastanza trash, però, insomma, avete capito. E poi ho anche aperto Instagram, un profilo su Instagram, e anche quello trovate il link nell'info box. Ovviamente su Instagram faccio foto del belino, cioè faccio foto col telefono, quindi fanno schifo, però Instagram è proprio fatto così, né? Tu puoi fare le foto fighe. Però mi diverto veramente un sacco con Instagram, cioè a volte sto lì ora a fotografarmi con Instagram e alcune vengo malissimo, perché comunque col telefono, tenendo il telefono così, cioè se c'è un altro che mi fa la foto, bene, se no da sola tenere il telefono così è veramente cioè a volte sono delle foto veramente di merda. Comunque io ho finito perché oggi mi trucco proprio così alla cazzo, perché ho fretta, non per altro. Questo è il Sofisto di MAC. Io non ho girato il display, non vedo che cosa sto facendo. Comunque questo è il Sofisto di MAC. E è veramente figo come rossetto, perché non cioè
È talmente leggero, così che non faccio neanche la riga con la matita per delineare le labbra, tanto non c'è praticamente bisogno con questo rossetto. E cioè, praticamente in sto video non ho detto nulla di interessante perché ho proprio fatto un po' di fretta. Adesso poi sto portando la frangia un po' così, di lato. Beh, oggi non so se mi viene perché sono immerdati da ieri che li ho riempiti di gel, però prendo, non il gel, ma... vaffanculo. Questo coso che è della L'Oreal, che è una crema fibrosa modellante per fare, vedete, questo effetto così, proprio a cazzo. Cazzo di cane, proprio così. E fa un po' l'effetto tipo leccata di mucca. Purtroppo non viene benissimo perché la sta frangia non è scalata ed è corta, però appena mi cresce me la faccio scalare e me la faccio così perché è troppo figa la frangia così. E poi è comoda da gestire e quindi adesso la sto tenendo così. Poi quando voglia faccio, la metto anche in piega, però a me praticamente rimane in piega il giorno in cui lavo i capelli. No, oggi è venuta una merda, Ieri è venuta un po' meglio. È un look così per andare proprio a fare la spesa. C'è un look così di quando non hai voglia, non hai tempo, non hai cazzi, sei di cattivo umore e non sai come truccarti. Ecco, io sto così. Cioè, non so se questo video vi è piaciuto, perché fa schifo. Però niente, è oggi andata così, quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!